Signore e signori, buonasera! Buonasera, buonasera. Vabbè, hai visto? Mi sono evoluto le cuffie. Le cuffie? Oh, uh, eh. la... <ride> no, cu perché c'era ritorno volta scorsa, mi sentivano respirare, l'audio è dropato, ho messo le cuffie. Ah, è vero, giusto, c'era il problema, tra virgolette, quello. Sì, sì, ritorni. adesso dovrei aver aggiustato tutto. No, ma invece il mio audio fa schifo, faccio finta di niente. No, no, passa di... in mezzo al 2XLR, quindi è bello e ah, okay, va bene facciamo finta sì. facciamo Un finta che è bello fatto. le mie cuffie sono queste molto professional dato che le ho qui ma lo sai che io vorrei quelle e non trovo quelle col jack mie. ma queste qui io le prendetti cioè non è che le ho prese Mh, quando comprai il cellulare c'erano dentro eh lo so ma a me nel cellulare io avevo uh, sempre preso iphone quindi in quello ah, del 5 no, c'avevo quelle col no, jack no. E nell'altra no, no. c'ho quelle con il lightning. Sì, ma non ti meriti un paio di cuffie col jack? Eh, ma c'ho quelle Sono belle, io, si sente, si sente se io, bene. Ma io faccio live con e edge l'iPhone. Però ho computer Windows, se no non si può lavorare. E male. Eh, che... E in realtà se ho anche periodano. un tablet Android, quindi... <ride> con <Bazzico ride> un po' tutte le cose. C ho tutto, okay. c'ho... Allora va bene, sì, ti, sì, sì. Ti perdono, per essere multipiatta, dove vai vai, oh, capi, allora... Va bene, giusto. giusto. Non, no, iPhone proprio, però, beh, schifo. Eh, vabbè, dei gusti bus, non sputa di test. Chiaro, chiaro, senti là? Senti là che latinismi Cristo. potenti? Ah, mamma mia. Sì, insomma, c'è dell'erudizione eh, in questo... E in questo streaming. In questa... sì, 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 siamo... High Bene. culture, alta cultura detto ciò. Salve, passando salve, salve. un po' alle cose più, eh, più terra terra, cioè le nostre bellissime carte. Eh, oggi, oggi set interessante, eh, Simo set curioso. Personalmente, è un altro di quei set che insomma, di, con cui ho un rapporto un po' particolare. Sempre amore odio. Sì, sempre amore odio. Vedremo il perché, anche se poi è evidente, come vi dissi, le problematiche dei primi quattro set sono comuni quindi non vi starò di fare una panoramica infinita. La faremo perché comunque la prima volta vediamo ex Drago. E eh sì, ex Drago è il nome. E... Però, bene o male, i problemi che mi hanno sempre fatto dire me quando si parlava di questo set sono i medesi. E prima di tutto, il bordone, il maledetto bordone che tutte le volte mi inquieta sulle carte inglesi. E ecco, come vedete, io ho un misto fantasia perché sono povero e quindi prendevo il che capita. Regalate le carte a Robby. <ride> Grazie, apprezzo. Però. Mh, non l'ho mai apprezzato, ecco, e quindi ho sempre preso un po' tutto e di conseguenza sì, gran parte sono italiane. Anche perché nella seconda fase mi sono concentrato più sull'italiano, ma all'inizio il che aveva avevo. Poi sarà il secondo step della, della collezione sostituire, chiaro. Quindi prendere le carte inglesi, toglierle. L'ideale sarebbe fare uno scambio con qualcuno che invece vuole quell'inglese. Quell quell eh sì, sarebbe l'ideale quell però la vedo difficile. Anch'io, tanto è difficile. Però eh, se no mi toccherà comprare quelle, mh, quelle italiane e rivendere quelle inglese. Oh, da sì. fare. Comunque, 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 comunque. Um, set ex-drago con nome giapponese che mi piace molto di più anche perché ex-drago in inglese è ex-dragon che è eh, bruttino mentre in giapponese è eh, risonante il nome, si parla di signori dei cieli eh, quindi è una cosa molto minchia, l'ho enorme molto più grande eh, sì, sì, poi e chiaramente in Giappone non è che si chiama Signore di Shelly, si chiama in inglese eh, Rules of Even, Rules of the Even, quindi un affare del genere: mm. molto bello, molto in pompa magna come nome, mi piace davvero tanto. E già ti dà uno spoilerino su cosa, eh, su chi è il protagonista del set. Palesemente i Pokémon di tipo Drago. Finalmente abbiamo un set non interamente dedicato ai Pokémon di tipo drago. Anche perché fino alla terza generazione. Sì, qualche draghetto lo abbiamo, ma un po' a roba no? non è che ci puoi tirare su un set. Sì, difficile. Difficile. Quanti saranno i drago? 15? Eh, 20. Sì, ma poche... perché all'inizio li avevamo presi come leggendari quindi ne mettevano meno. Drago, Poi drago, è spammatissimi. Drago chi c'è in prima generazione essenzialmente c'è la linea evolutiva di Dratini e basta eh... in seconda in seconda chi c'è di tipo drago cosa Beh. che non mi viene in mente nessuno mm. uh, no Mista che non ci sia proprio nessuno vabbè poi mh, qui ne stanno parecchi in terza invece c'è la linea evolutiva di Trampic di Swablu oscillati a se c'è quasi ce con... ne sono parecchi Beh, non ma... però poi sono finiti cioè forse ce ne sono dimenticati un paio ma non mi sembra E cioè, sono questi non ci può fare un set sì. c'è cioè, dance pars palese è tipo drago eh, dance le, le linee evolutive di Bagon ecco mm. che è cioè, lui è, è vero, il è vero. drago di tutti quindi Kindra sì. tecnicamente dicono effettivamente Ida Bravi, vero Kindra si sì, è di tipo drago, in seconda gen, eh sì. però sono pochi. Eh, Infatti, appunto il set giapponese si portava dietro come abbiamo già visto in analogia ai due set precedenti. Poche carte: 53, veramente, veramente poche. Come al solito, anche qui. Da questa grossa differenza di numeri 53 per il set giapponese e ben 100 per il set occidentale inglese o italiano sono uguali. Eh, quindi, da questa grossa differenza numerica nascono tutti i problemi di lettura del set e di corrispettivi Pokémon quindi sì il set giapponese è stato trasposto nel set occidentale ma mancano la metà dei pokemon da dove li hanno presi questa è la metà dei Pokémon. dai deck dagli, dagli half deck no. esatto chiaramente dagli alf deck che ricordo cosa importante perché se no davvero andiamo a vedere un set e non ci si capisce niente ci si fa poi delle domande che invece non ha senso fare, perché eh, vi dico il motivo. Questi half deck erano esclusiva giapponese. Da noi sono usciti i mazzi tematici come al solito, ma è altra questione. Gli half deck erano mazzi tematici da 30 carte, quindi da meno, e eh, si portavano indietro degli artwork inediti. Quindi carte non uscite nel set. Anche belle, eh, quindi sicuramente veniva dato in Giappone meno importanza all'Alfdeck. Questo è cioè, palese, è anche comprensibile. Quindi gli artwork migliori venivano fatti uscire a nastro nel set. Poi disse: vabbè, eh, qualche artwork così, ma anche di ex, quindi anche di carte importanti, si fanno uscire nel, nell'Alfdeck con Qualche esclusiva, chiaramente eccetera. Poi il quindi, nel set occidentale troviamo carte del set giapponese dei due half deck a chi sono dedicati gli half deck: Flygon e Salamence. E due draghi, giustamente coerenti. Quelli scorsi sono stati dedicati ai fossili. Quelli scorsi ancora prima erano stati dedicati a tre starter, Rubine e Zaffiro certo. No, oh, questa è stata una scelta indubbiamente corrente. Eh, però non è finito qui. Non è finito qui. Eh, Stanno delle altre carte. E il fatto che ci siano delle altre carte te lo richiama il fatto che nel set occidentale ti ritrovi tre. Versioni di alcuni Pokémon di nuovo, e qui vi è un punto negativo secondo me. Del set, tu vai a scorrere un set di 100 carte che sono poche. Soprattutto pensate ai set odierni, 100 carte sono veramente poche. Ora ci fanno 100 fuori. Serie quindi, eh sì. cioè, eh, in proporzione, veramente poco. E ti ritrovi in 100 carte alcuni Pokémon contro altri quello che mi viene in mente è ehm, il granchietto come si chiama il granchietto? Uh, il crabby? no col fish a core fish belli eh però ce ne sono tre troppi sì. dove viene il terzo il terzo viene dal gift box oh. che cos'è gift box il gift box è un box sempre uscito in giappone dedicato a latios e latias al cui interno ci sono due half deck altri due che non bastavano i due di prima altri due uno dedicato a latias e uno dedicato al latios le carte e qui attenzione le carte all'interno di questi due half deck un po' sono state messe in ex Draco un po' sono state messe in ex Tempesta di Sabbia, quindi il set abbiamo già visto, un po' sono state messe in set successivi, addirittura Team Rocket Retours da noi, eh, dico così lontane quindi, così lontane, e Team Rocket Retours è tra un bel po' ecco. ad esempio, il Magma Timidro invece è stato ignorato perché sono carte un po' particolari però sì quindi alcune carte e ve la butto lì poi tanto ci ritorneremo la box topper la box topper di Team Rocket Returns che è Charmeleon e la box topper di Rosso Fuoco e Verde Foglia che è Charmander sono uscite come carte normali all'interno del, del gift del gift box di Latios e Latias e da noi sono uscite un anno e mezzo dopo, due anni dopo. Rocket, no, sì, un anno e mezzo, due insomma, indietrottamente come box top quindi fuori serie del set. Box top. E... Piccola curiosità è che l'uscita del gift box in Giappone. Risale a solo una settimana prima dell'uscita di ex Drago in Occidente. E questa cosa qui può far riflettere. Sì. Perché uno dice: Cioè, ok, le box top dopo, uscire un anno dopo, va bene già le carte di ex drago cioè in una settimana non è che fai in tempo a dare l'artwork alla sede americana ovviamente ti fa l'uscita americana in Italia usci un anno dopo ancora vabbè si sì. quando dico occidentale parlo dell'America non è che fa in tempo a dare l'artwork a fare le traduzioni della carta e quant'altro anche perché in Giappone uscivano in prima edizione da noi invece la prima edizione non esiste più. Eh sì. Quindi c'è un po' da fare delle modifiche. In Giappone non c'è la tecnologia dot code. Eh, in America c'era ancora. In America c'era. Quindi trovi da fare tutta la trascrizione del codice con vide e, e impostarla dal Pokedex Perché essenzialmente in questi dot code c'è sempre una L'estratto della descrizione All del forno sì. oppure delle caratteristiche altezza, peso e sta roba, N niente di più. Quindi c'è cioè, del lavoro che non puoi fare una settimana, ovviamente. Per cui già la sede americana aveva avuto gli artwork precedentemente. Ma c'è un'altra questione. E le carte dei gift box. Che in occidente erano uscite in Tempesta di Sabbia? Tempesta di Sabbia è uscito quattro mesi prima in occidente dei Gift Box in Oriente. Eh, e quindi ci sono delle carte. Mi viene in mente il Lotad, quello che si spalma. Ah, sì, sì, me lo ricordo, quello sulla sabbia. Esatto, questo lo rivediamo volentieri è una bella carta questo qui si sì, si sì, ma la ricordo è stato eh, fatto uscire prima in occidente in giappone quest'altro che non l'avevano è uscito prima da noi perché quest'altro che qui si trova all'interno del gift box il quale non era ancora uscito quando da noi è uscita Tempesta di Sabbia. Io mi immagino mm -hmm. il casino tipo che fecero con... Uh, era Raichu? Che da noi uscì un Raichu prima di loro? Bravo! Fecero un casino e mezzo? Eh, il famoso Raichu. Quello che da noi uscì in Team Rocket... Sì. Da loro ancora non è cioè non era uscito quell'articolo che non doveva uscire. E, e poi lo buttarono in Giappone nel Neo Destiny nel, nel Discovery scusate sì. nel, nel Discovery così un Dark Raichu nel Neo Discovery non ci incastra niente perché lo volevano. Cagavano il cavolo, eh, lì, cioè, però lì nasce nacque la, la questione da un disguido. Con questo lavoro di avita che venne preso e usato senza eh, chiedere ha oh, bellino il Star Trek di Dark Rai sai che mettiamolo fuori serie E il grande Wizard qui invece noi abbiamo la Jedis eh sì. quindi la Wizard Mai e Ita noi abbiamo la Jedis e di conseguenza mh, ci dovrebbe essere più dialogo anche perché, no la Jedis scusate la Pokémon Company la Nintendo, sì. la Nintendo. quindi cioè, il dialogo è stretto è la stessa azienda sì. quindi mh, Nintendo Go America è semplicemente un distaccamento però quando parlo di Nintendo ovviamente eh, c'è distaccamenti in tutti i posti poi il distributore quello che te le metti in edicola vabbè quello è un'altra una... storia sì, è non un ce ne frega storia. niente cioè non è che quei distributori ti stampa le carte no quindi è un'altra cosa però è curioso questo fatto e è tutto qui il grosso problema che mi ha sempre fatto sbarellare in questi set che non c'è corrispettività non c'è armoniosità e anche se uno senza dirlo in senso dispregiativo ma è ignorante nel senso non conosce il discorso ancora o... peggio comunque eh si sì. incasina e basta ma te ne accorgi cioè anche l'ignorante non sa che in Giappone è uscito deck il, 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 il gift box è, la fai che è lecito perché se io colleziono in italiano non necessariamente mi può interessare. Sapere tutto il giapponese Giappone. esatto, cioè. Sì, magari so che il giapponese c'ha meno carte, ma chi se ne frega. Però. Anche io che colleziono sono italiano. Quando scopro un set di 100 carte trovo tre corfish tre Nincada, eh, cioè, mi faccio qualche domande, domanda, sì. e quindi, se da una parte hai degli artwork belli, una tematicità abbastanza interessante, non mi voglio sbilanciare troppo, ma abbastanza interessante, dall'altra hai una lettura complessiva del set che è confusionaria. Oltretutto fare qui il misto lingua è da spararsi nelle palle, perché eh, sì, perché se nei set successivi, quelli che andremo a vedere già con Team Magma Timido, quindi il prossimo questo problema qui non c'è più, quindi sì ce l'hai messo lingua, leggi carte italiane in inglese sì, è relativo fatto. insomma è relativo, qui è grossa la differenza, guardate eh, Shroomish e Sidot. si vede a colpo d'occhio, uno è giallo sì. col bordone questo qui invece è giallino chiaro proprio una differenza abissale Da fastidio quindi io questi qui consiglio sempre o di farli in giapponese. Sono... non è che si trovino facilmente le carte in giapponese, eh? non se ne vedono tante a giro come quelle italiane. Però avete meno carte. Sicuramente il set è più armonioso: se fate i set di 53 carte, ve lo godete! Molto bello, eh, c'è anche delle olografiche interessanti. Bel set, però... però c ha meno carte e non, non leggete oppure ve lo fate in italiano vi prendete 100 carte e siamo tutti felici mm. però il misto come faccio io ma cioè, ve lo sconsiglio perché poi ti porta quando lo guardi a dire eh quella la devo sostituire eh ma sì. questa è ci Quindi, sì magari lo non puoi troppo. fare con cose che non differiscono troppo sì, ma quello lì tu lo puoi fare. Ma sono solo questi tre set che differiscono dal prossimo. Avremo un'uniformità molto, molto apprezzabile. Poi, vabbè, ci saranno. Vedremo set esclusivi inglesi, appunto. Il Team Rocket Tourist in italiano non è uscito. Eh, ex Rosso Fuoco Verde Foglia. Vedremo anche degli effetti reverse molto belli. Eh, una occidentale. Quindi, non differenze abissali tra italiano e inglese che non è che abbiano senso per cui secondo me queste qui questo è un set da fare in italiano sì sì wow, ci sta o ita o giappone sì, sì sì sono d'accordo e... la cricci diceva che coefficiente è rosta sì eh, è una ragosta è... in teoria corpus è io l'ho chiamato Granchietto per capirsi, però... Effettivamente vabbè, si... sì, giusto per comprendere. Sì, sì, sì. sì. No, infatti Granchietto è più Krabby. Infatti a me era venuto mente crebbi. Eh, sì, sì, vabbè. Ehm, L'ultima cosa che vi volevo... introdurre... Mh, non ve la introduco perché ve la introduco quando si guarda eh, una determinata carta. Eh, almeno... Smezzo il pippone iniziale che mi piace sempre fare. però non lo so. È divertissimo. Penso sia interessante. Sì, a me interessa. È, neanche... cioè, è anche utile per un collezionista che si approccia al set eh, dargli un'inquadratura di quello che è sì, stato penso vedere. sia meglio farlo tutto all'inizio come l'hai settato tu. Perché poi magari gente che se lo va a rivedere anche su YouTube. Ah, ok, mi interessa questo set, come lo inizio? Vede il primo episodio, c'è tutta la spiegazione del perché quel set è fatto così. Sì, esatto. Poi se ti vuoi eh, vedere solo anche... le carte, P e Skippy. Esatto, mm, volendo si può mettere anche quel, eh, quella barra sotto barra in cui... Eh sì, sì, qui... poi bisogna dirlo, da qui finisce il pippone. <ride> eh, qui Finisce il pippone, potete iniziare a vedere le carte. Vabbè, e... di solito una trentina di minuti, eh, raga. <ride> Sì, a volte anche 50, dipende dal set. Qui ora ci sarebbero altre cosine da dire più scarne, ma queste le possiamo vedere tranquillamente eh, via via che guardiamo il set. Non bene, so, si guarderà tutto, vediamo, insomma, con tranquillità. Qui si gode le carte. Ma sì, se, e... cioè, se, se no che la, questa serie che cosa la facciamo a fare? Va bene che la facciamo anche per informazione. Però anche per riguardarci le carte, Cioè, scusa. Che cavolo, Cioè, Dobbiamo ehm... anche un po' noi godere della situazione. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi, proporrei di andare a vedere la parte bella del set. Anche perché fino ad ora vi ho essenzialmente detto i lati negativi, ma c'ha dei lati positivi. Ciao Falco! Set. Giova, ciao! Benvenuto. Eh, se no non avrei deciso di ricollezionare a parte il discorso completismo vabbè, sì. però io tenete conto che mi ero fermato proprio a collezionare il um, con Neo Destiny, mm. avevo un po' di robe Expedition Copolis e Skyridge mm, non considerati sempre per il discorso Bordone che ai miei tempi non andava cioè, mi ricordo le scarte Aquapolis e Skyridge e Expedition te le tiravano indietro eh, anche a me non piacevano da piccino eh. ma tutti Cioè, anche a livello di vendite se uno potesse tornare indietro nel 2017 così le Olo che oggi stanno a 30 euro l'una minimo prima te le tiravano 2-3 euro ma ti prego toglimele perché fanno schifo E mettevi nella bicicletta per fare l'umore è cioè, così eh Terribili non solo, io saltai anche Rubine Zaffiro, Tempesta di Sabbia, Ex Drago e anche Team Magma e Timidor, però per un altro motivo, quello lì. Li saltai proprio. Mm. Non, avevo 10 boh, carte per set. Quindi questi li ho riprese tutte ora. Molte da Geco e, e altre, invece, così e poi mi prendeva a collezionare da suo Cuoco Verde Foglia allora lì più assiduamente prende anche bustine eccetera quindi proprio ah. però mi ammetto le mie colpe a averlo tutto bellino imbustato così c'è veramente gli alto che livello e già lo abbiamo dimostrato nel set scorso eh sì, basta vedere quel flygon guardalo quel flygon ma Absol, e direi a questo punto di partire con Absol sì, sì. così facciamo contento, facciamo vedere no? che ri, cioè, facciamo contento che ri subito perché è veramente, veramente una è bellissima carta di finura. Non l'Absol più bello, ce n'è un altro. Non in questo set, non dirò in quale set c'è, eh, eh, no, lo scopriremo, comunque molto bello, bello. bello molto, molto fluffoso. <ride> molto fuoco. Cioè, mi dà l'idea di... Presente quei cani che hanno tanto pelo addosso? E che mm. quindi hanno il sottopelo e il soprapelo? Mi sa di sì. quelli, perché c'ha la parte superiore e la parte sotto. Eh, è vero, è vero, soprattutto qua nella parte sì, del sì. collo. Eh, e poi viene un po' yeah. da pettarlo, andare a fargli tap tap sulla testa. S sì, ora, considerando che è un Pokémon che si dice porti sfortuna, che cioè... Vabbè, c'è la mossa che si chiama Cattive Notizie. La no, mossa si chiama Cattive Notizie. Io me ne immagino. Absol col camice, le devo dare una brutta notizia. Sono. Un... No! 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 No, 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 no! No, come il meme le rimane due giorni da vivere. Ah, no, ma. Che faccio in questi due giorni? Te avvertire la mia famiglia? Sì, ma questa. era solo una delle due notizie brutte. La seconda è che glielo dovevo dire un giorno e mezzo fa. <ride> Bellissimo. E ripetizio. E vabbè. Cristo da bravo. disegnare Absol in camice. Absol in camice e toast. Absol camice e toast. Nella nostra cree si può dilettare. La... La disegnatrice dei meme del canale. Sì, 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 è ufficiale, è ufficializzato oramai. Comunque, comunque, il nostro Absol di notte con questa luce dietro, cioè particellari, se... sì, beh, vabbè, particellari data la Cosmolo. Qui <ride> è sì. il massimo dei massimi, e vabbè, quello sicuro, molto bella come sì, carta. Ce l'ho un po' smangiucchiata perché si è proprio in delle condizioni meravigliose. Però almeno non ha grinse, insomma, proprio il mio limite, ecco, Questo sì. eh, quest'angolino qui è un po' devastato. Eh ragazzi, se ne e avete uno e lo volete regalare a Robby, riscrivete in privato no. su Instagram. Dovete regalare a questo golem, Dio bono. mi manca, <ride> maledette, la carta schifosa, bruttissima. No, è vero è brutta, l'ho vista. schifo. Brutto golem. Costa 2 euro in croce, cioè, c'è ma a mangio. me piace anche come Pokémon, però la carta è po' brutta. No, è la bella carta, è il problema. Sì, ma il fatto è che te mi dirai, ma robe, costa 2 euro perché non la figlia e te la metti lì, eh perché mi scoccia e spendi 2 euro per quella carta è <ride> che è brutta, ci sta, ha senso. Sì, sì. E l'idea è di andare su card CardMarket, che già CardMarket mi sta un po' simpatico. C'è golem, vedete che c'è gente che lo vende a, a 15 euro. vabbè, poverini. però, trovarlo a 3-4 euro, a 2 euro, no, è poco, ma 3-4 euro è il suo prezzo in condizioni good, excellent, eh, mia, niente che può pagare la spedizione. Quindi arriva a 5 euro di carta per questa carta. Mi... però finisce da... la pagina quindi colmi un vuoto incredibile sì. cioè quindi i soldi questo... valgono di più per riempire il buco che non per la carta sicuramente è solo per quello guarda preferirei sostituire questo flygon che ha due difetti tre difetti quindi c'era tutti lui ma ci sareva dopo, no. dopo i, difetti, i flygon tanto dal Pokémon demonio. Passiamo al Pokémon Angelette è una nuvola. Vabbè, Altaria è inutile di, di chiede. L'aniscida si Ma vede, si vede, un... sì. tutto molto uh, sfumoso. Che su Altavia. Che mi sembra vada abbastanza veloce. Sì, sì, ha le linee le... del tipo quando tagli l'aria. Sì, bravo, bravo. Molto aerodinamico che poi non lo è per niente in realtà però sì no, mi piacerebbe mettere un altare nella galleria del vento e fare una prova di aerodinamica ma se me parte tipo subito <ride> sì, penso anch'io sicuramente non è veloce come il buon eh, il buon Furret della volta scorsa mie, vuole <ride> quello è sonico quello se lo metti nella galleria dell'aria appende l'aria che è una bellezza sì sì sì, a voglia Carino, carino. Dall'alto, preso Eh, c'è Dragonanza, è competitivo lui. È competitivo: c'è Dragonanza e Drago Canto. e insomma. Eh. questo è un po'. Questa è messa perfetta invece. Veramente messa bene. Vabbè, ben giusto bene. per far rosicare i che Absol è messo male. Eh, oh, <ride> mi piace. <ride> è averelo perfetto. Brown oh, Dante. Penso si sì, sia un Krogank. Eh. La. Sì, Krogansk. Sì. Sembra quei quadri giapponesi d'epoca con i samurai messi per così. Bravo. <ride> Sembra quello. Ma secondo me il buon Nakamura ci ha provato perché le onde sono palesemente quelle. Di quei famosi disegni giapponesi, sì. anche quello classico con la onda Ma perché ha fatto deviato posizione... un proiettile là? Perché c'è un segno. E eh non lo so, non ho mai capito. Se è tipo un effetto del Oh, c'ho la chela potentissima. O ti do un buffetto con la chela. O... Per me, tipo, li hanno sparato. li ha fatto tink con la chela, tipo... <ride> era buttato via. Perché vedi, per... sa di un colpo dinamico che partiva da un lato. Oppure ha fatto Chang chunk, non lo so. Ma sì, ci sarebbe fatto anche Chang chunk, effettivamente. Però non lo so. Però è bello. La cosa mi piace molto, è molto cattivo. Ecco, Poi è su un ginocchio. Eh sì, non è in piedi, eh. sì. Il ginocchio è fatto un po' strano. Eh sì, ce l'ha così, ce l'ha tutto strano. Vabbè, è una ragosta. Le articolazioni sì. sono particolari. Effettivamente. E però non si vede un proiettile o un qualcosa del genere sembra proprio più un oh c'è la chela potentissima è strano che forza. perché se era la chela si stava a metterla proprio in primo piano e mettergli l'effetto in tutti e due i lati e metterlo in un lato solo mi fa pensare che ci sia stato un impatto solo da un lato non su tutti e due no 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 hai ragione eh, sicuramente ha più senso il dici te e sarebbe stato fighissimo con la chela davanti tipo Bello, bello, sì. bello. Tra l'altro, Mi sono dimenticato di dirvi quella cosa che vi volevo dire prima. Eh, sul set: E mi serve di nuovo Altaria Ok. Chiaramente, in Ex Drago i Pokémon Drago. Non sono drago. sono è un c'è. È presto ancora, no? Presto, molto presto. Noi non li vedremo. Eh, Molti Drago, normale. se non, quasi tutti, erano di tipo normale. Sì, magari giusto quelli che hanno il doppio tipo. Quelli che hanno il doppio tipo, va bene. Dove c'è un doppio tipo fattibile, tipo... Altaria pizia. è volante, quindi per forza. Vabbè, Altaria eh, non aveva come Salamence, cioè non hanno... Scelta po di disgraziati. Il fatto è che eh, poiché il ah, drago è debole al drago, è a ghiaccio. Ma qui ghiaccio non eh, c'era acqua. Vabbè, si sì, acqua. È Questi la... sono deboli al normale. Questi sono deboli al normale. Uh, a parte che hanno tipo per fare una mossa acqua elettro. Sì, a parte quello, ma quello è caratteristico di un po' di tutti i drago, hanno queste um, energie da dare alle mosse un po' particolari, eh, un po' fantasiose. Ma quanto è sgrava? È sgrava? Ogni Pokémon difensore è addormentato. Eh, tanto? Non è un so. forte, cioè utile. Ah sì, eh. <ride> boh, vabbè, in questo mi fido. Più che altro, qui la curiosità è che proprio è, è il primo in cui c'è le debolezze di normale. Quindi, un normale debole al normale. Proprio per richiamare il discorso del drago, questa cosa è molto, molto carina. Non... E lo vediamo anche con Flygon: ecco, l'avrei potuto dire anche con Flygon. Ma cioè, sì. Flygon che li potevano dare tipo terra. Eh magari. sì, potevano. Però probabilmente a livello di set c'erano troppi, pochi normali, se no. Flygon, il mio Flygon, ha molti problemi. Allora, intanto vediamo la carta inglese. Sì. Bordone. Qui il dot code non c'ha nessuna informazione. Per le reverse, per le holo, zero informazione. Solo di bellezza. Eh, quindi poi in inglese questa in particolare è Revers quindi è una holo Revers le holo Revers gli viene tolta l'olografia a Cosmolo, al Pokémon sì. e viene data quella a la lamina d'argento sulla carta che in questo caso è un po' dorata e, e niente la carta in sé è bella anche. sì un po' strana, ma... Mi fanno strano le parti delle gambe di sotto, le zampe, le zampe. Perché non me le ricordavo così, sto andando a buttare un occhio. Perché non, non mi sembra spoglie. avesse quei tagli, quelle scanalature nelle gambe. Quello è la... È l'attaccatura della coscia, cioè la... dell'anca sarebbe. Eh sì, ma... Nell'altra carta... Si vede ancora meno non lo so no è, è di colore bene. diverso ma non è un cioè non c'è una scanalatura ah cioè è proprio minima è no c'è ok c'è ma è minima cioè l'è proprio evidenziata sembra tipo due dita di altezza qui è evidenziata parecchio sì anche in confronto al braccio guarda là sì. e poi però una Flygon è sempre un Pokémon, che... mi è piaciuto tantissimo anche a me, veramente. Oh, tante. Bello. Purtroppo è uno di quei Pokémon che nel TCG non viene cagato mai. Veramente sdegnato da morire quando invece è molto interessante. Anche sai. nei giochi della saga principale, eh? non se lo fregano sì. mai. Perché è niente pure. mega, niente forme alternative, niente. Ho capito che se lo tocchi magari lo rovini perché è bellissimo così. Qualcosina a dare Una mossa Z Gliela potevano dare Così non lo dovevi Proprio toccare Gli stavi solo dando pregio Sì sì Quello sì mm, Non saprei Perché Però questa cosa L'abbiamo vista già Con molti pochi Insomma sì. eh, Penso Ci ho scritto Proprio oggi Un articolo Calza Pennello Su Arceus Che nel TCG Non viene considerato Cioè nel TCG Arceus Puerino mm, Forse è giusto poco un paio d'anni fa. Perché è uscito Archeus di Alge Palkia. eh? Sì. Solo in quel set in Eclisi in Cosmica insieme a Dialge e Palkia. Sì, ed è stato giocatissimo. Perché eh, è stato giocato, tutto. penso che la gente se lo sia interessata. Sicuramente, ma Aceus eh, c'è da Diamante e Pella, sì. ma. Oltre che una piccola comparsa in, nel, nel set Platinum Arceus, che lì, vabbè, c'ha tre livelli X, c'ha eh, il subset, eccetera, poi c'è la Shining, l'Arceus Iridescente, c'è l'Arceus Prisma. Penso sia e... difficile, in generale, incastrarlo in un ambiente, essendo il dio dei Pokémon. Eh, lo so, però è di contro uno, uno dei poemi più importanti della storia, non me lo fai uscire per sei anni in nessuna carta. Eh, car sì, però come lo contestualizzi in un ambiente? Cioè, ora che magari esce Legend, puoi. E infatti l'hanno fatto uscire anche già delle carte pazzesche. Perché è contestualizzato nel passato, e quindi tu puoi farmi uscire le carte dicendo che sta Isui. Però... Eh. Nelle altre parti, effettivamente, legalmente, Arceus non è mai uscito. Eh, no, nei, nei giochi, no. no. Quindi e quindi tu non hai un ambiente che... in cui posizionarlo. Eh... Dove lo metti? Nello spazio? Ah, ci metti di alghe, Cioè, palchia. Mm. Cioè, eh, non... Mi sono motivo. bloccato. Ah, è bloccato, sì. Un attimo, faccio il telefono. È, è il motivo per cui non l'hanno effettivamente, poi di base, messo. Ecco. Eh sì, è, è problematico. Mm. Perché è troppo imponente e importante per sbagliargli la carta. Che fregatura. Eh. <ride> poi ti viene a bussare a casa e ti spara a livello nei denti. Eh beh, che ci si merita. È là. No. Eh beh. Fevert, anche di Flygon, giusto? <ride> Era lì. Ricordando <E> <ride> a noi, io questo Flygon lo devo sostituire perché ha tre delle cose che meno sopporto l'inglese cioè e le, le olo reverse proprio non, non le concepisco. Se è una normale, una comune, non comune o rara, reverse, vabbè, ma se è una rara olo reverse, no. È inglese e poi è smangiucchiata da cani, cioè. eh sì, e... si vede il, bord il bordi a destra. Sì, effettivamente qui... sì, in basso. su, le... questa è ovviamente No, questa pure. è messa veramente male. Questa è la classica carta che regali eh, nelle ottico così e la devi però e... sta qui a tappo buco. Eh... Che già non il se se <ride> per, il, per il momento ce l'hai per il momento si pesca. ha poi, poi si vede tanto ce l'ho poi quando avrò finito i sette che la pesco simo si sì, me, metto la carta brutta golem giusto golem. Yes. intanto ci dice che ha una maglietta con la notte stellata di van Gogh in, in sto stile presumo lo stile di crowd uh, quello stile maglietta. quello giapponese di cui stiamo parlando prima sicuramente non è questa simo ah non è questa ho sbagliato nope. scusa Nope, nope, no Donde nope. stas, no uh, Ah, ecco, ho trovato, scusami. Questa è l'ex. La vediamo alla fine. no 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 sono no no tutte e due. no mi piace. Fondo. È bello lo sfondo. Ma una Nakamura, cioè tu hai fatto quel crawdant tanto bellino perché tu fa un golem così poi con questa posizione improponibile sai cos'è la posizione è il problema? perché alla fine non è disegnato male cioè se tu che... eh, ce li ha che... sì però bo... cioè è la posizione che è sbagliata perché c'ha le gambe inarcate e le braccia così se tu te lo riesci a immaginare dritto ci sta, fa cacare, però ci sta. Sopra. Qui sembra che abbia de dell'armatura tipo parla mm, Ai, para ehm, tipo l'avambraccio, qui si... pare l'avambraccio. Queste zampone, a me sembrano sproporzionate rispetto al collo. Mi toglie. Mm. Eh, niente l'idea. E poi questa testa, ok. Che c'è, non ha un collo, goal, non ce l'ha il un, collo. Un, un <ride> però, qui... cose, sta tipo con la testa che guarda in alto, sta super sproporzionato. E eh, sì, io così, <ride> questa va fatta la clip. <ride> <Io metto così. ride> raga queste sono le clip che poi bisogna ricaricare su Instagram. Ma voi clippate, decisamente. <ride> Oh, è bellissimo, Cioè bruttissimo. Eh, e Abbiamo reso penso bene l'idea, sì. e poi cioè, il dietro c'è cioè, co cose? Beh, lo sfondo è carino, dai. Disegnato bene. Sono montagne. E' il meno. E il meno il sì, sì. È il meno. Lo cioè, sfondo è questo coso, brutto davanti. Ecco e io come faccio a spendere 5 euro per questo tree con quale collare? Solo per questo 3A 6, è insieme a un lotto. Avevo magari una decina di Holo che mi mancano, c'è anche lui, vabbè ma solo per lui ti, ti vedo mare... uguale, apro la busta. Lo vedo esatto, no, no, assolutamente no. Toglilo vai. Sì, sì, ma... lo, lo butto via. No. Nooo, ci dissociamo qui! No, 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 uh, ci sono delle X che censurano. Sì, 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 no, l'ho visto. Comunque sì, è vero, è un po' di somiglia. <ride> eh, andiamo a... Ah, un altro Pokémon, ecco, lui veramente non mi piace. Proprio come Pokémon. Non ti piace? Mentre tanto... No. Mentre tanto bellino, la sua... È vero. Point mi gareba tantissimo. Grand pig uh, particolare, dico solo questo. L'artwork work però è bello, cioè disegnato bene. Il disegno... se per sé la carta è bella. Il Ma Pokémon cioè è... no, però la carta... è un porco che aspa per la terra. si sì. Quindi fatto bene. Sì, sì. No, Quello indubbiamente col culone davanti. Ma vedi quanto è bello l'occhio, il disegno, cioè in primo piano ci sta anche l'olo perché fa partire le rocce la terra quindi azzeccatissimo l'olo l'olo è sicuramente azzeccata. cioè da quel certo. puntino in più che non guasta sì vabbè cosmo bene o male o è neutra oppure valorizza la carta a mille sì vabbè eh a ah, tutto cioè, modo mi dai. piace tranquillo no senza, sì, senza fame senza, senza... lode queste qua si vedono sì. sì. insieme no? eh beh ormai Simo ragazzi ma io e che ci sto a fare qui cioè già Simo sa le mie mosse eh, ma perché si vede che fanno, stanno nella stessa zona queste sono a coppia questa ma è quella è che, che si sovrappone sono è sicuro. una coppia bellissima bellissima ma vorrei vorrei dire, ma questa è la coppia più bella del set ci sono altre coppie no. nel set ci sono altre coppe, non lo so, nel dubbio se la coppia più bella è l'unica e quindi onesto. Forza... Non dico eh. nulla effettivamente è giusto. Il fatto che ce ne siano altre è indifferente. Sì, sì. Là a man bassa vincono proprio. Sì, sì. Guardate bene lì. Questo è sempre, come dico io, cioè prenderle, metterle insieme e farci il quadro. Questo sarebbe un amore. Questo sai cosa? Eh, I quadri quelli che si mettono sopra i letti matrimoniali. Ah, è vero anche! Che carino! Qui sono più lunghi. Quelli là. Qui sono su due rami di un albero. È proprio perfetto. Che si guardano, qui la, la niscida poi che ti disegna il, pi, il minum e il plasle. Molto bello il suo stile, sì, sì. tutto sfumato, delicato, proprio dolce, tenue. Eh, tenero e adatta per Pokémon del genere. Tipo più un altro. Io Absol sai che da piccolino avevo pensato: ma sono i Pikachu, cioè pensavo Pikachu in quella regione essere voluto in Plaza e Minion. Perché sta. da piccolino io, cacchio, avevo predetto le forme regionali. Ci sto pensando adesso. Sempre eh, <ride> le forme regionali. Sì. Non, non c'ero arrivato, eh sono bellini Questo veramente è veramente Pikachu, Pikachu Pikachu però cioè qui non si sono sforzati a cambiarlo tanto No, okay. Qua Il intendo come Pokémon wow. hanno anche una mossa in comune la scena di eventi è uguale incitamento incitamento e se li usano togli un segnino danno e per sì perché in um, le lotte in doppio le hanno introdotte in terza generazione sì e c'era come cavolo si chiama non mi viene no coaching mm. um, ah la quella faccio. mossa che tu aiutavi l'altro si sì, aiutavi l'altro esatto io sì, ho capito ho capito non mi viene comunque ho e poi la mossa ai circuito speciale extra circuito comunque uh, catena di eventi molto bellini si sì, questa questa coppia mi piace tanto altruismo grazie altruismo si sì, eh. sì, altruismo minimum e plus Guarda, sono anche contento che siano accanto nell'album. Se uno sopra, uno sotto. Ma che fastidio, è brutto. Ma immagini, bello. soprattutto questo è un difetto dei set occidentali mm. in cui le linee evolutive vengono sminchiate. Eh sì, la, la, la comune te la trovi in fondo, la Dario Mentre nel set giappo. Sono in ordine wow. di tipo e poi. Bravo. Sono divise per tipo. Quindi ti ritrovi tutti i tipi fuoco e di conseguenza anche la linea evolutiva tutta diretta. E vedi bene. se c'è qualche se collegamento. Stato... Bravo, se c'è qualche collegamento, vedi lo stesso ambiente. Sotto alcuni punti di vista, collezionare giapponese è meglio. Io ho collezionato sempre occidentale, diciamo puntando mm. all'italiano perché è la mia lingua. Mi piace leggere la carta. Ci sta per quello, però. Eh poi... tu pensa a Ella non c'è questo problema. Prende se la legge in Giappo, ella sì, è... 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 però di Ella ce n'è una. Eh, vabbè. È... <ride> giustamente, Ella è, è... è... è la... un caso particolare, Le... lei può. È tanta roba per poterlo fare però i giapponesi come carte hanno tanti pregi la qualità della carta è migliore le carte costano meno fino a due anni fa non solo costavano meno non costava proprio un cazzo ti facevi il set base con uno sputo soprattutto i set vecchi non dico wizard perché eh, quelli giapponesi non erano della wizard ma eh, insomma sì. i set vecchi non c'era il discorso prima edizione, non prima edizione quindi te li facevi a nastro, le Olo erano assicurate una pacchetta quindi ce n'era no? un botto ce n'era un botto, costavano nulla ma anche ora le holo gym eh? giappo, tu le va a pagare 15 euro, 20 è che per essere così vecchia non è niente non è niente ma fino a poco tempo fa anche holo del set base giappo non in NoraVity, eh, ovviamente. quella nel 5 euro, 6 po'. Sì. Quindi giapponese tu lo facevi veloce. Chi ha collezionato giapponese fino al 2017, 2018, 2019 l'ha fatto easy. Queste carte qua di terza generazione in giapponese se ne vedono molte meno. Quindi mm. i costi sono sempre bassi. I set sono molto più piccini, chiaramente si è detto. Però, se uno non ha i giusti contatti, non sa comprare dal Giappone, è più tosta. E in più c'è tanti prodotti extra. Eh, sì, quelli vanno vale a trovare. Eh, pensa al silede di un tempo. Il silide di un tempo c'è un pacchetto. Uno uno per il set base, uno per il Django, uno per il fossil, e così via. E in Italia del set base 4, 3, 4, 4, 3, 4 3. Team rocket 3, Django, 3. 3, Fossil 3, Quindi 6, 6, 7, 7, 7, 7, poi sono usciti tanti prodotti in più, anche da noi uscivano tanti mazzi tematici, invece da no. Insomma, è... Beh, sono usciti gli half-deck, quindi compensano. Oh, prima no. Eh, sì. Prima non usciva nulla. Però avevano... loro hanno le carte quelle nel... non nel yuko catcher, nei cosi là. Ah, nelle ne... vending machine. Nelle vending, che noi non... Allora. Beh, loro hanno il VS, eh. i vending. Diciamo che c'era più Vendata. roba comunque. Sì, se uno però rimane sul TCG, quindi esclude i set card, house, eccetera, in più ha il VS, il ven i vending. E basta, il Souten è, è uscita anche Vabbè. qui. fai conto, se tu ti fossi trovato a quell'epoca a vivere in Giappone, non li avresti presi ha voglia allora, cioè proprio per che sono proprio belle sì, sì, sì no, quindi preso... sì che, che perché schipparle no avrei preso le caritas 1, 2 3 4 le sill aveva avevo preso le meiji eh, avrei fatto un'incetta di roba sì. che... addio portafoglio vabbè sei piccino quindi <ride> il portafoglio di tua madre <ride> addio F. e niente e niente vabbè. Eh, andiamo avanti con Selia <ride> oggi Incetta di Nishida. Eh? Ci sta anche su Roselia. E cavolo, se ci sta, cosa vediamo? Guarda, ste carte non, non riesco così. a dire niente perché sono perfette così. Eh, sì. Anche perché è armoniosa con l'ambiente e alla massima potenza. Ma anche. Ultimamente sto studiando un po' lo studio dell'immagine per via del corso che sto facendo. Anche a livello di struttura d'immagine è perfetta. Perché se tu lo dividi con la griglia, il focus che... dell'immagine è perfetto. Infatti, il resto è sfocato. Ma va benissimo, è perfetta così. Non ho niente da dire. Prende i quattro punti delle focali. Perché due stanno sui fiori e due stanno sulla testa. Fantastica. Bene a sapere se ste roba mi interessa molto. Un po' anche lo studio fotografico. Che si sì, c'è la griglia di visualizzazione. Eh, sì. poi tu eh lo, lo dividi con diretta. la griglia, quello là, prende i due e... punti con la testa e due punti sotto con i fiori, che sono i punti focali della vista. Dove noi po mh, poggiamo la maggior parte dell'attenzione. Quindi tanto di cappello, po delicativissimo, comunque. Sì. Pokémon rosa, queste rose cromaticamente che vengono esaltate rispetto al verde sì sì ma infatti ci sta che abbia messo le rose rosa e non dello stesso colore perché altrimenti l'attenzione si spostava sì sì sì, eh, sì. invece ha fatto eh. le rose rosa sfocate giustamente Brava Nishil. Brava Nishil. Sì, sì poi giriamo pagina e abbiamo un buco e niente chiacchier sì. Salamence l'altro olo che mi manca bello lui, mi piace eh, infatti lui lo ossico tantissimo come vi dissi l'altra volta mi ricordo che disse ah, c'è cioè, Salamence eh, sì. che, mi che mi manca no, però bello bello ci sta sto molto Salamence. bello, molto bello e questo usciva proprio nel set Japan cioè, veramente bello, un drago proprio ti di cattiveria tanta roba cioè, qui a vita gli hanno dato da disegnare i due Pokémon di punta del set Comunque, non ho vita. capito una cosa ma siamo noi che lo vediamo dall'alto al basso o è lui che ha attaccato una parete io penso che noi siamo dall'alto dall'alto okay. si guarda lui che zampetta un po' tra le rocce, mm. bello comunque. Sì, sì, no, il disegno è perfetto. Sì, il disegno è perfetto, mm. bello mi piace sì. eh, anche più dell'altro. Ma non è, insomma, sono proprio due disegni differenti. Ce n'è due, poi vedere anche di Flygon, eh, lo, lo vedremo meglio. Mi stupisce. Devo dire la verità. Non ci sia le X, cioè non abbiamo fatto il salami X Playgon X. In teoria ha visto il set, stavano, eh. hanno tirato fuori Golem X Mac X, Mach Cargo X non servivano mai, no, anche se su Mac X c'è molto da dire, ma mm, no, però. Cioè, hanno fatto un falus va bene, non salamenci, cioè diciamo così se erano in più e c'erano anche loro. Va bene. Però non ah, essendoci sì, loro, sì. Oh, mi dà fastidio, chiaramente qui bisogna dire 100 carte di ex e ne hanno messe 7, 8. Quante sono, dimentichiamoci i numeri delle attuali fuori serie che ti sparano eh, 20, 20 fuori serie 15 VMAX eh, dicendo... ma poi ci sono le full art e le alternative art eh? Eh, non le trovi quelle che fai, non le prendi <ride> sì, esatto no, ma cioè, posso avere un set con 20 fuori serie e 40, 50 ultra. No, ma tranquillo, ne trovi soltanto una box, cioè lo finisci sì. <ride> e poi apri i pacchetti un tempo trovavi la ex ti denudavi in mezzo di strada <ride> sì. cioè, ma non per il valore economico no, eh, ma che... cioè, oh mio dio c'è una carta che brilla anche nei bordi ammattisco questo era poi nessuno pensava vale anche perché no vabbè all'epoca non si dava un valore economico. No, era solo perché era figa la carta. Era figa, oh mio Dio, c'ho la carta speciale, quella fortissima. E poi andavi aveva... a scuola, la flexavi alle amici, la tiravi là, no, tu, vedi che ho trovato. Tu... Quello, quello, eh la sì. flexale, pesa, Minchia. e ora io ho visto spacchettamenti così... Se lì sbusti, trovi la V, la Vimax. Io ancora no, sbrocco okay. quando trovo roba. <ride> io sono media. rimasto indietro. Sì, ma ora sì, cioè, quasi tutti guardano semplicemente il discorso economico. No? E io quando ho trovato Pikachu Vimax ho sbroccato perché lo volevo. Vabbè, sì. ma in generale... In generale sì. Pikachu, però molte V che sono carte da un euro e 52 euro si sì, non se le frega nessuno e non ci rifai neanche il pacchetto che costa 6 ma anche alcune vmax che non costano niente tutto il last boost sì, non c'è neanche così il pacchetto vabbè e la butti lì è un peccato Quindi... una volta vedi era figa la carta c'è cioè, l'artwork come era fatto quanto brillava perché doveva brillare per essere figa all'epoca sì, bastava quello, ma dov'è il problema? È che un tempo su un set di in media 110 carte ci avevi quelle 10 carte X o comunque strane, livello X. Comunque anche del livello X in diamante e pelle ce n'erano due. Sì. Due nel primo set, due. tre nel primo set, due nel secondo set. C'era una fuori serie Che ci stava a eh, metterne una, una Che di solito era la box top Ma qui almeno Comunque era una fuori serie E tornando a noi Un paio di Goldstar Che vabbè Ci sta eh la, la trovo Ella in uno spacchettamento Contro Salento Così abbiamo sbroccato tutti No, la Gold Star, la, la cosa che cavolo trovo. L'equivalente, diciamo. la... Come cavolo si chiamano quelle che sono tutte oro? Ah, le Gold? Le Gold, me ne confondo sempre. Ah. Vabbè, l'equivalente praticamente ah. adesso quando spacchetti. Eh, tipo, a quel tempo quindi avevi questo numero? Qui. Sì, quindi, se ne stavi una minchia, tanta che culo. <ride> ma già se trovi l'olografica nel pacchetto, la semplice rara olo, impazzivi dici, oh cazzo, la, ora se trovi la rara olo, neanche la guardi la butti via mm, vabbè, è un peccato è un peccato, ma ora è normale io non è che sto accusando il collezionista che è più superficiale soprattutto mi riferisco a un collezionista bimbo Comunque, giovane che mm. non gli interessa all'investimento. gli stonks, i, i, le bombette. È più eh, probabile ma... che sia l'adulto, non interessato, non il bambino. Sì, purtroppo <ride> sì, ma insomma, facciamo conto il giocatore, sì. me, che ha l'elenco delle carte nel set, che ora ahimè viene pubblicato prima, sbustavi, non sapevi neanche che carte dovevi trovare, era bellissima la rossa, un po' come il discorso spoiler leak nei giochi. Ehm. Um... Però quando hai una mole così grossa di fuori serie e soprattutto tante tipologie, te ti ritrovi con comuni, non comuni, reale, raveolo, reverse, V, per l'esempio di quelli ora, V, VMAX, eh, VMAX Alternative, l'Hyper, la Gold, le Polydrome, cioè, le Polydrome, <ride> Ne hai troppe. Quindi dai valore alla Gold, all'alternative, alla Rainbow. E basta E magari ce n'è 4 luna in un set. Gold cioè. ce ne può essere due. Che poi cazzo fai la Gold con la padella. Ma se io trovo una padella, <ride> rap in duro. Che, che me ne fo? Oh, ma che schifo è. Sì, se prima avessero fatto. Boh, professor Rock Goldstar, cioè me lo mangio. Um, vabbè, a parte questo. Magneson Goldstar. <ride> Però, di conseguenza, tutto il resto mi, di mi diventa nulla. È triste una cosa. Sì. E secondo me è proprio settato male, non capisco perché continuino su questa linea. Che la gente compra. La gente compra comunque. Vabbè, sì, comunque è che va. dico. Cioè se poco eh, poco gli compra. veniva la strizza, aggiustavano. Sì, il problema è che, beh, effettivamente, anzi, la gente compra sempre di più. E quindi tu che fai? Per te stai facendo bene. Eh sì. Cioè, se mi comprano più cose anche se io alzo i prezzi, anche se diminuisco il drop, vuol dire che sto facendo bene. Ma basta vedere il 25 anniversario. Io sono controcorrente, ma a livello collezionistico, comprare una mole di roba enorme del 25 anniversario è stato fallimentare. Io sono contento di non aver comprato niente. Sono proprio contento. Perché, nonostante il set sia molto interessante, eh, si è svalutato in tempi record. Ah, perfetto. capisci che non riesco a finire: allora a me interessavano sì, gli artwork le carte, le carte di punta, Charizard, un bronco, gold star, sì. E all'inizio, oh mio dio, un bronco, gold star 400 euro. poi le trovi tutte sotto i 100, ma agile, non solo. Non solo. La gran totalità delle carte. Allora, le 25 carte, quelle mh, normali, diciamo, quelle sì. grafiche normali, te le regalano. Perché la gente ne ha 40 per copia minimo. Te le regalano. Io me le sono, ho comprato carte dei vecchi set, me ne sono ritrovate 15, ho finito il set di quelli. No, qui. a me mancano. <ride> ho finito il set. Ma senza comprare, non le volevo neanche. Le che non valgono nulla, neanche un centesimo. Vabbè, però gli artwork sono carini perché sono quelli vecchi. No, no, sono nuovi. Ah, eh, sì, al sono con vecchi. Stile vecchi. Con lo stile vecchio? Sì, sì, eh. con lo stile del, dell'epoca di quando uscì yeah. il, uh, quel Pokémon. Infatti, a livello di artwork, di numero, lo trovo perfetto. Poi il professor Oak Gio... a me è piaciuto un sacco quella che scrive fuori dalla carta quanto è bella totalmente pazzesco ma infatti non sto dicendo quello lì sto dicendo che quindi quelle carte lì le fai con zero carte come il Don Fan Prime eh, e altre come i Pikachu quelli volo così un euro due euro l'una ne trovi a pacchi a giro io guardo subito Guardo su vari gruppi, Telegram, così la gente vende solo quelle perché è disperata, e ne ha decine e decine, non sa più che farsene, perché ha spacchettato il mondo e non aveva senso spacchettare il mondo sì. di quel set lì, se non vabbè, a me piace spacchettare spacchetto, ma dico spacchettare sì. per finire il set eh, era sbagliato per quel set lì. No, si mi sono preso ah, giusto il mini tin da Geko perché volevo aprire i pacchetti. Vabbè, quello è un altro, io non apro i pacchetti perché invece apri i pacchetti... Io volevo aprire i pacchetti e volevo il Greninja che non so trovare, ecco l'ho trovato. Bello quello. Volevo Bello. il Greninja, questo, è... si trovava là, ho fatto più il coso. Ma anche le promo ora, quelle via via che c'erano nei, nei box e nelle affari, te le tiro indietro? eh sì perché ne hanno aperti 8 miliardi le, tira, le jumbo le jumbo te le tiro in 10 50 centesimi l'una le jumbo nulla le uniche che sono rimaste un po' più alte sono Mew Gold, Star, no, Mew Gold Umbreon Goldstar e Charizard ma anche Blastoise, Venus tu le trovi 10 euro e allora dico col prezzo di un ultra premium di quelle grosse Cabella. Pezzo di uno di quei box più grandi Ciao ora. Te, tu ci compresti il set sì ma sì, non rifare, mi ricordo cioè... quanto stavano, Se c'erano stati sui su 100: 120. 100, Sì. Magari ella si ricorda. No, 120 non ti basta per finire il set Ma insomma, cioè ci metti di poco di più e l'hai fatto. Diciamo eh, con allora... 200 euro, 250 euro. Te lo sei fatto più o meno? Oh. No, 250 euro con tutte le promo le jumbo eh si, si, sì, sì, tutto, 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 tutto Cioè come se avessi aperto tutto, sì, sì, allora sì. 200, è... ma sono anche 200 eh, perché veramente gran parte le prendi a zero. Eh, poi oltretutto, se da un acquirente tu gli pigli il chaser dell'Umbrion e il new, le altre te le regala, se eh, eh. tu gli pigli 150 euro di carte fatti fa pagare 5 centesimi i coso so, le comuni le, le comuni no quindi se le regalo. per cui mh, non conveniva se a uno non piace se a uno non piace spacchettare 7 eh, sì. conviene fare allora. detto ciò fatta questa parentesi pff, infinita ciao in Tranquillo, tranquillo. Spero che non ti dia troppa no il vaccino. dai eh, Detto questo, torniamo a noi e direi di andare su Shinja. Che è uno dei miei Pokémon preferiti. Anche uno dei miei, ci ho fatto una challenge. Ah, già, è vero, è vero, com'era? Platino solo con lui. Che spettacolo! Platono, platino randomizzato. Madonna. arrivavano fuoco pugni da tutte le parti no, <ride> da no. tutte le parti mi chiede Ella cosa ti manca di Gran Fe a me niente uh, perché non lo faccio si sì, appaglia l'ha finito non volendo praticamente sì, <ride> mini che bello perché... che pure su di ah, lui lì nel buco, eh, lì nel buco Ella mi manca Salamence Purtroppo, eh, è molto bello, bello, belgio. bello, cavolo. E infatti qui il rossico che ce l'ho in inglese matton. Quanto è rossico eh, è messa bene: è messa bene, no, problemi. Non è, è l'unico però... che. Si, cioè l'effetto della Cosmolo con il fatto che lui è scelinia. Quindi Spettro, anche è mm. fantastico. Cavolo, sì, è fantastico, ma quella nuvola lassù in alto che accecchia il Pokémon e richiama anche quella specie sì. di Oreola che ha. È Pazzo. bellissimo. Pokémon Pokémon super creepy il fatto che se li guardi la cosa dietro ti ruba l'animo. Molto creepy, molto creepy. Però bellissimo come Pokémon. Sì, 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 lo Swirl c'è, cioè, è veramente anche bella come logografia questa cose. Inglese, Ti immagini se aveva la tipo la... lo swirl sull'aureola che faceva il cerchio là? E sì, vabbè, ciao, bravo. Ah, <ride> <ride> no, non la cambi più te la devi in inglese. Se era così, sì, no, la tengo in doppia copia. Eh sì, Torcol. Anche se in inglese. Eh, purtroppo in inglesi ne ho. No, una decina di altri. Bello sto Torcol. Anche se questa mi sembra di averlo già, vista. già visto l'hai già sì, Iniziamo nel, nel punto dove io già compravo pacchetti qua quindi può essere che all'epoca, eh sì, probabilmente me, tu l'hai sboostata. Sì, molto probabile. Sempre meno che oh, toccadillo. Cioè, qui ha fatto dei bei lavori, eh? tanta, tanta, tanta roba. Qui ha fatto dei bei lavori. Pokémon proporzionatissimo. Mi piace molto l'effetto del fumo. Sì. Dal, da, dalle narici, veramente interessante. Poi la fotografia Poi... sembrano la pilli visto che lui sbuffa fuoco. Bravo, Bravo Questo guscio caldo, dà proprio l'idea di caldo, questa carta. Bella. Bollente. Poi sembra che dal guscio anche da lì esca del fumo. Sì, perché c'è la parte sopra, quelle la scaldano, le parti aperte. Eh sì. Un po' in sauna. Sì. Cioè ti viene da buttarci un po' di acquetta dentro, dici? Cioè tipo... Sì, super efficace Torco Torkoal muore. No! <ride> un bicchiere d'acqua, ucciso Torkoal, no! Che poi è super <ride> efficace per 4, no? Torco è anche terra, non è fuoco e basta. Ma è fuo fuoco veloce com'è? Controllo. Presente doppio. quando c'hai il lapsus. Eh, non lo so, ma mi sembrava di doppio tipo. Comuni io sì le ho tutte Perché me le hanno regalate essenzialmente Ma il fuoco e basta, ho ragione Fuoco e basta, buono Sì comunque lì esce il vapore da sopra quindi è corretto Ah ok ok vabbè. E eccoci Un altro Crodant, Abbiamo <ride> finito le olografiche quindi delle olografiche ne devo sostituire Tre Andate anche bene devo andare Una, peggio. Per Una per forza e da sostituire. E un altro Crodent Totalmente a caso. Uno potrebbe dire: Ma è bello, sappiamo perché ce n'è due. Sì. Abbiamo detto prima. Quindi uno presumibilmente uscirà sarà uscito dai dagli half deck. Mentre l'altro direttamente dal uh, dal set. set ma sì. anche questo. Cioè. Prima volta che dico ce ne sono due non mi dispiace che ce ne siano due, che sono belli. No, no. più che altro c'è due altri che degli meno uno dietro l'altro e sono tutte e due belli. E questo è il miracolo: eh. Eh. di solito alterna uno bello, eh. poi un mese tutta cacca, poi bello. <ride> no, si scherza. No, è una tragedia di solito, le proporzioni non sanno neanche che sono, però qui, qui. Sai perché penso perché Crodant è già sproporzionato. Sì, che c'è le zampe piccole, le che le grandi il busto grosso, esatto. la stella piccola gli occhi piccoli cioè, tu l'hai descritto come un mostro e eh, eh, cos'è? Cioè, se tu prendi un'aragosta e la guardi in faccia che cos'è? No, oh, basta, basta, mi bullizzi credo, <ride> no, io dico proprio l'animale, l'aragosta ah, okay, sì, sì. è già Pover sproporzionato un po' Eh, poteva andare bene. peggio, poteva piovere. Dice che... No, <ride> dentro fischiale, casa più fischiale. poteva andare peggio, poteva esserci una mantide c'è no. gli <ride> che no. No. Sappi che così ogni tanto, nelle serie, ogni tanto me ne uscirò questa cosa ok così totalmente sì sì così a random ho capito okay. che la cosa ti triggerà e eh, quindi ogni tanto sì no sono proprio segnato a vita ragazzi eh, avevo un amante di devo... quelle campette oh, se volete sapere di cosa stiamo parlando stai in uno dei set vecchi sì. non, non so quale, non vi guardatevi... quale. Vi guardatevi 30 video <ride> Vabbè, tipo da seconda geni in poi era, però non mi ricordo. Ah, ok. Questo è bello, bah. mi piace. Bah, bah, mi sa bah, di bah, disegno. Tipo libro per bambini? Tipo libro per bambini. Oppure sempre qualcosa tipo i draghi giapponesi che volano nel, nell'aria. Perché a parte che Dragon Dragonair non vola, cioè vola ma non vola. Sì, è un volo strano se li si allunga le orecchie vola. Eh sì. Qua c'è la piattaforma. Ricorda un po', le, almeno le nuvole, chiamiamole nuvole, insomma, perché sono, ricordano quelle del piccolo principe. Anche? E lo, lo stile è quello, ora vabbè la Fusuper di solito è quella che fa tutto lo stile particolare con i segni più segni scuri e qui insomma, lo sfondo è palesemente in su. Il Pokémon invece non ha ombreggiature, questo un po' mi, mi lascia perplesso. No, però forse è perché è voleva bello. esprimere la purezza del Dragon: Ah, sì, chiaro. Quindi non gli ha dato zone scure. scure. Perplesso che, conoscendola, avrebbe messo ah, sì. linee nere ovunque. Però è bello, sono d'accordo. In realtà l'occhio è nero e sono tutte lineette, solo che non si vede. Allora, <ride> sono, sono solo tantissime lineette. Se concentrata tutta l'acqua ti è rotta. Ho fatto. no, basta, è lo lascio così. <ride> Basta dopo non ho più voglia. Eh sì. Ha fatto le faccio tutte qua così mi sfogo. Ci sta. Ok, oh, 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 oh. Bello. Bello. L'altro è Flygon, il secondo. Vedi che questo non ha tutta quel, quella marcatura. Cioè, c'ha il cambio di colore, ok, va bene, però non è così attaccato, non è un altro pezzo. No. Non sembra sì, attaccato no. come i Lego. l'altro sembra proprio un altro modello... Un altro modello della zampa come eh. se fossero due parti unite, mentre è solo una parte con due, colori, con due diversi. colori diversi, esatto. È come se me lo facessi pure sulla coda. Cioè, non ha senso. Eh no, infatti anche la coda è solo di due colori diversi, sì. però. Quanto è bello sì. Flygon? Che sembra un aviatore? Cavolo, davvero. A me piace tanto con quegli occhi rossi, sì. Che ha le palline. E dentro c'è l'altro occhio. Ma palline che è sì. sì. È proprio bello, eh, sono d'accordo. E qui è in mezzo a un turbine, probabilmente ha creato lui eh, con questa guardia di sabbia. Infatti, è interessante il movimento. Bel lavoro di Kusajima e questa qui, se non sbaglio, questa è l'altra. Forse questa qui è quella che è holo Olo deck giapponese. Oh. Quindi, questa qui viene dall'art deck giapponese. Da l'immagine immagini di questa Cosmolo? Eh, in giapponese eh. c'è Cosmolo. Bella. Perché in tira la sabbia, quindi mi fai tutti. Sì, penso che renderebbe molto bene. Forse sì. avrebbe reso meglio questa dell'altra. Cioè, l'altra volava e basta, no? Sì. Sì, stava, me stava meglio su questa. Mm. Vabbè, eh. sì cioè non, non è proprio dire vabbè l'hanno sprecata no, no, ce no, lo potevano no. mettere anche a questo magari non me lo mettevi all'altro Evo di Corfish me lo mettevi due Flygon e non l'hanno messa proprio per il discorso della provenienza eh si eh sì, immaginavo eh, beh questa è molto bella questa mi piace tanto Della data mi pare Bambi Questo è molto Bambi <ride> Un sacco Bambi La coda mi fa sempre ridere è Bellissima la carta Ragazzi è pazzesca eh? Sì sì molto bella Quanto è Bambi? Un sacco quanto... È un sacco Bambi Molto bello, molto bello. Spero non abbiano sparato pure bravo. alla sua riprogenitrice Come è, è successo a Bambi <ride> No. No. Cioè. No, salviamo la mamma di girafari. Esatto. È, almeno lei, piccolo angelo Eh, guardalo. Tutto contento che beve. Eh, per ora. Eh. Fino a che non ha la caccia ai girafari. No, no. no. Oh. Signori di Nintendo, mi dissoci. No, però effettivamente la vegetazione è stata disegnata benissimo. Sì. L'unica cosa che. Boh c'è cioè, il colore dell'acqua cioè, che è sporca bene, è, è sporca. E buono allora, c'è del sporco effettivamente è sembra nera. uno stagno più che l'acqua cioè un laghetto perché se vedi anche le piante sì eh, che è poco ci sta sopra quindi non può neanche essere tanto più profonda a meno che non sia invenzione versione ah. Gesù Popo no <ride> <Di> no. <ride> no non sta niente <ride> Il e sta bevendo. E se no, altre proposte sono voi che sta facendo. Si sta accasciando perché ha un malore, <ride> o lo so, non mi viene in e il muso a terra dove c'è l'acqua. Ma vedi c'è la bocca, il naso alzato. quella sta bevendo. Sì, quella gli occhi chiusi, bevendo... perché trovate gli occhi chiusi se non sta bevendo? Vabbè, perché dovrebbe appoggia la testa in terra se Cioè non è che sta le cercando è. le prede, è un giraffarig. Ho capito, ho capito. Che mangia? Pokémon oh, d'erba. No. Sta cercando no, la, la, la gang del del Fruit. No, no, peggio, peggio. Cerca tere tuffi. Ah, ok, allora. Bene. Niente, un giraffarig da tre tuffi, signori. Beh, eh, così. fatevi in una regione e che pensavo fosse Spoink uh, <ride> <ride> invece <ride> mi dispiace sì avete tu ibato ma no e niente un po' mi dispiace <ride> buttata a catastato lì insieme a abbandonata ma vedi che c'è cioè... Senza emozioni però il Pokémon. Beh, è un Magneton. Eh. Che Ma io l'ho visto triste nell'anime di mettere una cucciolina a fianco te lo fanno capire. Oh, oh, Tre lignette per farti capire le lignette viola, per farti capire che è triste. Cioè, qua è, è tipo... Non... Eh, Anche <ride> i Magneton hanno dei sentimenti. Eh. E certo, infatti mi dispiace. Cioè, io lo prenderei. E eh, anch'io, sì, sì. Questo cioè, lo un po' troppo 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 si troppo 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 no troppo 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 e niente. Si abbandona. No, troppo dei troppo no, troppo no Pokémon, ecco. Tranne troppo state troppo 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 Io troppo la rupe dei rolet, no, e dopo... se troppo No, <ride> vola piccolo ancelo e tanto vola io ho fatto va bene magari con l'itten che tipo lo butti e cade sulle zampe e non muore ma ti immagini farlo con poplio no. ma gli vuoi male ma a poplio, poplio. si sì, un bot poplio non vola eh mi sa di no pasticcio di foca ah, che dire e eh, insomma che fai te la offrono che fai non la mangi no eh. Se è offerta, non si è rifiutata. No poi c'è la cultura, poi magari la gente si offende. Poi si offende, poi insomma, ti bruciano casse. Non, eh, non mi sembra il caso. No, no non ci sono grinze. Non guardare, no. no. Stavo cercando di capire se c'è stato un tocco o No, e no. E stavo cercando di capire se quella roccia era un Propo È eh, un no e invece no. Bravo, bravo. Stavo <ride> guardando. <ride> Se infatti laggiù ci fosse un Pokémon sarebbe stato molto apprezzabile. E Ninjask è lo stesse per. Ninjare. <ride> ci sta a me. Lo stava per ninjare. Per ninjare. È bellissimo, invece... però Sto Ninjask? No. Sì, cioè, sì è bello, però Kusajima qui poteva far di più. Se ci metteva un Pokémon. Era perfetto. Ma anche un Pikachu del Caucaso l'ha buttato così. Sì, sì, qualcosa manca questo anche perché c'è Ninja che, gu... se... che guardi in giù cioè sta piegando per sì cioè, ma si lui è super furtivo eh, beh è un ninja sì sì giustamente vale. Vale. bene bene poi c'è l'altro salamence. Salamence. salamence qui già sto intravedendo che essere una bomba eh, questo è bello eh questo è bello bello con la cascata dietro cascata meteo non capisco se quello è, fu è fuoco blu o la fiata dopo che non so che cosa ha mangiato ha eh, mangiato un po' di cipolle quindi è sfianato ah, okay. va bene ci sta ci sta. No, no, tranquillo si sì, e... è mangiato i popli si è mangiato la fiata blu? popli oh. tipo uff. qui buonanotte buonanotte che... chi... Molto bello, lo stile di Satou è estremamente adeguato a Salamence, sì. il stile anime, ma viene mostrizzato molto Salamence, che è un bel Pokémon. Cioè... Sì, niente da togliere, è bello. proprio un bel drago, ecco. E in compenso la sua Mega è oscena. La sua Mega io... è un jet privato. Sì, sì di, di quelli brutti. Però ho visto tanta, tanta roba e qui, cascate meteore, tutto molto ambientato. Poi vedremo anche Shelgon, eccetera. Aspetta, fammi... eh. se salta dalla cascata la, la sua prima, io svengo per terra, sappilo. Poi mi dovete raccogliere. Eh. Allora, che pare? <ride> perché sta scritto proprio nel dex che lui si lancia dalle alture perché vuole imparare a volare in anticipo. Allora, intanto, Shelgon. In acqua. Magari è in acqua no ha fatto banzai è in acqua e dietro c'è la cascata eh ha fatto banzai e niente beh niente. devo svenire Guarda ora è doppio che, che bello che è questa, sembra anche questa molto tipo vero. samurai sotto la, sotto la cascata che si sta allenando già ah, è vero è vero un allenamento classico degli anime, tipo quello di eh sì. Zoro, di cose, eh, ci sta. Ti si mettono sotto Questa... le cascole così, no, direi. Anche Ranma, sì. credo l'avesse fatto un paio di volte, anche no, che roba. Era un bellissimo Ranma. Ranma no, è fantastico uh, Robin Vabbè, Non so se sei le... interessato. Stanno rifacendo la l'anime. Ah. <ride> la sì, mu non ce ne affriviamo eh. la mu prima waifu di tutti probabilmente eh, sicuramente sì, una delle prime sì che dire a me piace tantissimo l'effetto della cascata sul è molto Il bello Gron, mi piace l'effetto dell'acqua sotto perché e questa comunque... è acqua pulita <ride> è... È acqua pulita ma ci sta perché dentro una grotta sì, quindi, super protetto. Le grotte meteo si vedono. Tutta la conformazione delle stalattiti, fighissimo. Sì. Mi posso azzardare? Sì, sì vai. vai. Più belle del set? Sì, vai. vai. Direi, Hashtag, direi. direi. Comunque per ora ragione anche su Plason e Mine. Un, uh, che hai detto, una delle coppie più belle del set, eh, che dai, non ce no. ne sono altre attualmente, ancora. Ce ne sono altre quindi vince facili. Okay. poteva essere di più ma no. questa è quando hai del potenziale ma non ti vuoi impegnare questa è una delle poche carte con la luna che mi fa dire ah, perché boh, cioè eh, è molto. No, a parte in inglese. Quindi adesso Vabbè, forse sono... quello sì. il problema principale. L'artwork, Cioè eh, no, sì, no, però per... cioè, in confronto a quello che abbiamo visto, non è niente. No, ve lo poi se la becchi dopo. scelgo ti becchi questa fare qui. Cioè, stesse nel, nel primo, dove praticamente il 90% era su sughimori. dice: carta incredibile, stra... straordinaria, bellissima. E ti dirò. Non è che si allontana molto da Sugimori, eh. Cioè... Tu c'è. Sugimori... Però almeno questo, sì, disegna perché... <ride> questo disegna gli sfondi. Questo disegna gli sfondi e va bene, ma... Di base è uno schermo disegnato, ma attaccato su uno sfondo e c'entra giusto. Cioè, qui dov'è il è Dove è appoggiato? Quella che è una punta di una montagna con sotto la nebbia, quindi è sopra sì. le nuvole. Sì. Però non lo so no. è un po' è un peccato cioè qua c'era del potenziale che è andato sprecato no questa data qui non mi piace e poi direi di vedere l'ultima che è la eh, 22esima quindi la l'ultima rara dopo passiamo alle comuni e non comuni che direi poi di, di lasciarci per la prossima volta Sì, sì, ci sto smettiamo e le ex si sì, si sì, tanto si smezza sempre così rendiamo anche più fruibili al nostro pubblico questi streaming esatto ricordiamo Poi, che a me e a Robby eh, trovate tutti i giovedì alle 21 no no non se non ci siamo fa. tanto ci seguite su Instagram sotto trovate tutti i link adesso magari lo mettono anche i Mod. vai scriviamo sempre lì quanto è bellino guarda come ti vuole abbracciare e anche io lo vorrei abbracciare guarda quanto è bello è felice di darti un abbraccio eh beh anche io sono è con... molto, molto bello lui i <ride> dentini tondi che è bello carino. sì 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 tutto, tutto sì no bello. dai non, non li voglio tra difetti anche c'è l'altro mi piace è bellino no ma ci sta è bello i colori un po' così all'aimeno comunque sempre quel fare no, quasi pastelloso con un colore che va a scemare da una tonalità scura chiara anche dove secondo me non ci dovrebbe essere cioè, beh esempio, quasi è quasi l'effetto della luce con i cerchi è una luce un po' strana perché non capisco da dove eh. viene penso da dietro sai il tramonto nuvoloso qui la luce è molto generica tipo anche sì. quei fasci di luce a onde boh, no a me piace senso, eh. però sì sì nell'insieme non è brutto è. quindi più che dire noi ci lasciamo Contro io direi che, che se sei d'accordo Robby io il raid lo farei al palazzo Vabbè, andiamo, andiamo dal Palace e noi ci lasciamo con le non comuni e le comuni da vedere, con le ex da vedere e soprattutto con le box top perché avremo una bella sfizza di tre carte, Charmander, Charmeleon e Charizard, da vedere purtroppo Charizard non ce l'ho e ce lo farà vedere Simone. Però prossima live piena di artwork interessanti come da quella di oggi. Comunque si è visto. Si sì, cioè, è visto belle... un sacco di roba bella alla fine. Sì, 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 e spero anche di avervi, oltre di aver fatto aver mostrato delle belle carte, avervi fatto anche un po' capire la struttura di questo set. Che è molto importante per chi vuole un po' approfondire la tematica. E quindi niente, ci niente. si vede. Vi ringraziamo ancora per la compagnia e vi rinvitiamo a tornare per anche gli altri streamer. me e Robby, abbiamo già detto giovedì e la prossima. Salutate Palazzo da parte nostra. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Secondo che sta un po' indietro? Ok, yeah.